Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books. Io sono Tiffany. Prima cosa, no, non sono diventata Ciubecca, ma questo maglione è comodissimo. Quindi sono stata taggata da Martina di Books & Tea, che vi linko giù nell'info box nel Recent Book Tab. Per quei pochi di voi che ancora non sanno chi è Rhysand, è uno dei protagonisti maschili della serie di A Court of Thorns and Roses di Sarah J. Maas, che come sapete io amo particolarmente. Ovviamente sto scherzando, ma A Court of Mist and Fury mi è piaciuta moltissimo, quindi a parte tutti gli scherzi, mi fa davvero piacere parlare con voi di qualche libro, grazie alle domande del tag, ma prima di iniziare, come sempre qualche premessa, quelle un po' noiose, ma saranno brevi. Se i video che propongo vi piacciono, i contenuti che creo per il canale vi interessano, insomma, volete supportarmi, potete farlo iscrivendovi al canale, attivando la campanellina per essere sempre aggiornati quando escono i miei video, commentando, likeando, eccetera, seguendo i miei video. Questo è molto facile. In più, se per i vostri acquisti su Amazon utilizzate il mio link di affiliazione o i link che vi linko giù nell'info box, io ricevo una piccola percentuale che mi aiuta a far crescere il canale, a fare acquisti per leggere sempre di più. Direi che le premesse sono finite, è ora di partire con il tag. Iniziamo con la prima domanda. Occhi viola, un libro con la copertina del tuo colore preferito. Allora, il mio colore preferito non è un colore perché è il nero, quindi avrei voluto farvi vedere la copertina di Night Circus, che magicamente comparirà al mio fianco, ma non lo trovo. Come solito, avere del casino in libreria porta anche a questo, potete sgridarmi. Quindi vi faccio vedere un titolo bellissimo targato Bloomsbury, che è Sing and Bury It Sing. È una storia veramente molto molto intensa, che parla di questioni razziali, di famiglia, di cosa vuol dire vivere in famiglia, parla anche di addiction, quindi di dipendenza. È un titolo che, a parte che è veramente bellissimo, perché forse non l'ho riuscita a notare, ma è tutto embossed, ed è tutto bianco e nero, è semplicissimo, ha questa copertina che per me è meravigliosa nella sua semplicità ed è completamente nero, quindi credo sia insieme a Night Circus, che è bianco, rosso e nero, che sono esattamente i miei tre colori preferiti, quello che rappresenta di più i miei gusti. In più è un titolo che vi consiglio assolutamente, non ne ho ancora parlato tanto sul canale perché è veramente un titolo molto pesante, ma se vi è piaciuto The Hate You Give, dovete leggere questo, dovete farlo. Domanda numero due, i tatuaggi che rappresentano un legame indissolubile con la sua corte, un libro che ha lasciato il segno dentro di te. Allora, è facile perché nel senso io ho anche diversi tatuaggi dedicati ai libri, ma forse quello a cui sono più legata è il mio tatuaggio di Matilda di Roald Dahl, che ho qua. Vabbè, non, difficilmente sarà visibile nella sua interità, ma non mi interessa, non è quello che volevo farvi vedere. Però questo è il libro con cui io ho cominciato a leggere, quindi penso che un libro forse che mi è più entrato dentro non esista. E io ho voluto tatuarmi la frase You are not alone, che per me rappresenta proprio la letteratura, rappresenta quello che è il mio legame con i libri, ovvero non sentirmi mai sola, non sentirmi mai come se le avventure fossero finite, come se non ci fossero altri personaggi da incontrare e come se non ci fossero ulteriori storie da vivere, perché questo è quello che fanno i libri, la loro magia, e forse penso che nessuna frase potrebbe mai rappresentarlo meglio. Quindi grazie Roald Dahl, grazie a Alice che mi ha realizzato il tatuaggio. Numero 3, lealtà, un personaggio letterario di cui ti fideresti ciecamente, per questo io vi cito Aiko dalle Cronache Lunari. Io penso che Aiko sia proprio la spalla ideale da avere, cioè è quel personaggio che fondamentalmente non è tra i principali delle Lunar Chronicles, ma sicuramente dà una grande mano soprattutto a Cinder, ma non solo, ovviamente tutta la crew e al cast che fa parte di questa serie, e per me Aiko rappresenta esattamente quello, cioè il classico personaggio che darebbe tutto pur di aiutarti, dispensa consigli, è sempre presente, fa anche un po' la bacchettona a volte, perché a volte tu hai bisogno di sbattere la testa contro il muro finché non ci arrivi e poi capisci che non avevi capito assolutamente nulla di una certa situazione. Lei è un po' quella che dice: te l'avevo detto, e ci aveva ragione perché lo fa per il tuo bene. Comunque è veramente un personaggio di cui mi fiderei ciecamente, probabilmente. Nella sua, magari essere un po' fuori dalle righe, però è un personaggio che per me è molto molto simpatico e soprattutto perché quello non è mai in discussione dentro questa serie. Domanda numero 4. La notte fa parte di lui. Un libro che ha atmosfere creepy e dark.
Allora, forse questo che vi cito, che non trovo anche questo, vabbè, non è forse la prima cosa che verrebbe in mente a tutti, però a me davvero ha dato questo tipo di sensazioni. Io non amo gli horror in generale, non è una cosa che mi stimola, ma vi cito American Gods di Neil Gaiman, perché secondo me, al di là del fatto che Neil Gaiman è un autore pazzesco, ma American Gods ha quei vibes creepy perché i personaggi sono marci, quelli che vedi sono veramente molto insidiosi e poi ha questo vibe molto dark perché tutto ciò che succede all'interno proprio fa emergere i lati oscuri dell'umanità, del senso di appartenenza alla nazione, che cosa sono i veri valori da mettere in gioco e anche perché dov'è che si infiltrano le divinità che fanno parte di tutto questo corollario? Proprio negli anfratti più oscuri della personalità e dei desideri delle persone. Quindi mi sento tranquillissima nel citarvi questo libro, anche se forse a livello di atmosfere, essendo molto variegato, non è totalmente dark, però in alcuni casi è veramente. 5. Il mondo fantasy in cui preferiresti abitare. Allora, contando che tutti i mondi fantasy tendenzialmente non sono dei grandi bei mondi in cui abitare, comunque ve la faccio semplice: se dovessi mai scegliere di abitare in un posto, io vorrei vivere ad Hogwarts. Mi pare lecito, mi pare giusto, onesto, non giriamoci attorno. 6. È un combattente, un libro pieno di azione. Io mi sento abbastanza sicura di citarvi God's Grave di J. Christoph, a parte la bellezza di questo libro, e ne ho già parlato nel wrap-up di gennaio, che vi linko giù. Questo è un libro dove davvero succedono un sacco di cose. È proprio un libro che si regge tanto sull'azione. Forse non è quello dove c'è più azione tra tutti quelli che ho letto, ovviamente, però devo dire che l'azione qui ha un significato, cioè è rilevante, cosa che non lo è sempre. Non è che succedono cose solo per far andare avanti la storia, ma tutto ciò che succede serve per definire alcune novità dei personaggi, che è una cosa un po' strana, è un'analisi molto ovviamente critica e pignola, come faccio sempre io, ma io l'ho apprezzato molto perché non è che vediamo una serie di azioni giusto per il gusto di leggere, di squartamente e quant'altro. Qua ciò che avviene definisce la personalità sia della protagonista che le dinamiche all'interno dei gruppi, delle fazioni. Insomma, è molto interessante secondo me. Quindi, God's Grave, che è autografato ora perché abbiamo incontrato J. Christoph, com'è bello. E quindi, meanwhile, che devo conquistare il mio mondo, come dice J. Christoph, ve lo consiglio assolutamente. 7. Un personaggio che vorresti fosse reale. E io devo dire che ci ho messo un po' a arrivare alla risposta di questo quesito. In ogni caso, io penso a chi vorrei avere come amico, amica, o comunque che nella mia vita di tutti i giorni potrebbe sicuramente occupare un posto che ha un suo senso. E quindi io vi cito Alana di Saga, che è la protagonista femminile. Non lo so, Alana è così ironica, divertente, schietta in quello che dice che io sicuramente sarei diventata sua amica. Sarebbe quel tipo di amicizie di litigate furiose e poi amore totale, però devo dire che se devo pensare a un personaggio che vorrei vicino a me, sicuramente ci metto lei. Più che un book boyfriend e cose di questo tipo, del quale io faccio un po' fatica, però se volessi un'amica, io vorrei Alana, ve lo dico sinceramente. 8. Un cambiamento inaspettato. Un personaggio che nel corso della narrazione si è rivelato essere una piacevole sorpresa. Allora, partiamo dal presupposto che io odio quando i personaggi cambiano personalità durante il corso della narrazione, però, diciamo, per salvare un po' la domanda, mi è venuto in mente Laurent di Captive Prince, ovvero del principe prigioniero, perché se nel primo libro lo vediamo in un modo, nel corso della narrazione ha sia una crescita come personaggio, che proprio un'evoluzione, un confrontarsi anche con le difficoltà, eccetera, abbastanza realistico tra l'altro, che a me è piaciuta molto. Quindi lo troviamo in un modo e lo lasciamo molto cambiato, con un'evoluzione molto, secondo me, coerente e omogenea. Quindi è per quello che ho scelto lui, perché mi è piaciuto. Non è il classico personaggio che da buono si redime e diventa, no, scusatemi, da cattivo si redime e diventa buono, perché quelle cose lì io non ci credo. Però invece questa ha un'evoluzione secondo me molto interessante. La serie di Captive Prince parte in un modo molto strano che non c'entra nulla con il secondo e il terzo libro, che invece secondo me sono molto validi. Quindi, in caso, non la nomino quasi mai, però in caso ve la consiglio. 9. Inner Circle, la tua squadra letteraria preferita. Vabbè, io questo penso
penso sia anche superfluo rispondervi, ve lo faccio vedere perché si parla sempre dei corvi, cioè dei crows, e basta. Ragazzi, leggete Six of Crows, per favore, perché se no non so cosa io stia facendo qua sul mio canale, però leggetelo per favore, ok? Per favore. Ali enormi è l'ultima domanda, e non solo ovviamente, perché sappiamo che c'è un impressive wingspan che corrisponde a tante cose, a Velaris, ma il libro più lungo della tua libreria? Allora, ero abbastanza certa fosse quello che vi sto per nominare, ma sono andata a controllare perché in realtà ero convinta fosse Delitto e Castigo. Io mi sono un po' smentita con L'Ulisse di Joyce. In ogni caso, non avevo dubbi che il libro più lungo della mia libreria, tanto che è stato diviso in due libri per riuscire a essere pubblicato, e sto parlando di Arcipelago Google. Sto parlando di Arcipelago Gulag, non Google come appena detto un minuto fa, di Alexander Solzhenitsyn. Sono due libri scritti in carattere, forse tre, di più di 700 pagine l'uno, perché è stato diviso in primo e secondo volume. Allora, a parte che questo è un libro che ha fatto parte della mia adolescenza in maniera prepotente, io l'ho amato, però vi consiglio, in caso vi vogliate avvicinare a questo libro, di prenotare già il terapista alla fine, perché non ci esci abbastanza sano da questo libro. Però è veramente un titolo che mi ha segnato profondamente. Se fantasy vi fa schifo e siete sul mio canale, è già la cosa strana, però magari volete provare qualcosa di più impegnativo per la vostra formazione, in qualsiasi caso, e avete un po' di tempo, un bel po', io ve lo consiglio moltissimo, perché è un libro che ho amato molto. Faccio fatica anche a parlarne per alcuni versi, quindi insomma. Direi di chiudere qua, al momento tristezza a fine video, ma che poveranza. Direi che siamo arrivati, visto che non ho bene idea di quante persone abbiano letto la serie di Port Off. Sentitevi liberi di fare questo tag se vi è piaciuto, o comunque anche se non l'avete letto, magari i riferimenti non saranno proprio lampanti, però chi se ne frega, potete farlo tranquillamente per parlare di qualche libro, come sempre. La serie di Port Off sapete che non è tra le mie preferite, ma ci ho dedicato un video interamente all'ultimo capitolo, giù nel info box vi metto il link, in caso siate curiosi di sentire la mia opinione sempre contrastante, sempre controcorrente. Direi che per oggi è tutto e che noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!